È sempre più evidente che, soprattutto questo è evidente nelle grandi imprese, mentre forse nelle imprese di più piccola dimensione viene lasciato ancora molto ad un livello informale, come le relazioni tra le persone siano importanti all'interno delle imprese. Quando parliamo di relazioni tra le persone, diciamo sia le relazioni all'interno dell'impresa, ma anche le relazioni all'esterno dell'impresa. Questo vuol dire le relazioni con i fornitori, cioè quindi con le persone che vendono beni all'impresa, e le relazioni con i clienti, che sono le persone a cui l'impresa vende invece prodotti e servizi. Questo diventa sempre più importante. Per quale ragione? Perché si capisce che sempre di più che guardare all'uomo, alla persona che svolge una determinata mansione, alla persona che vende all'impresa un determinato prodotto, un determinato servizio, e alla persona che riceve dall'impresa un determinato prodotto e un determinato servizio. Guardare alla persona diventa il modo migliore per poter svolgere con successo una determinata avventura imprenditoriale. Facciamo un esempio: è molto diverso se il fornitore viene guardato dalla persona che dirige l'impresa come un collaboratore, come un cooperatore al successo dell'impresa, anche se fa parte di un'impresa diversa. È molto diverso, proprio perché si svilupperà con questo fornitore una relazione di fiducia di lungo periodo che permetterà all'impresa di avere forniture migliori e più tempestive. Ecco perché i beni relazionali diventano sempre più rilevanti, sempre più importanti. C'è coscienza di questo? Sicuramente le grandi imprese sono coscienti e cominciano a sviluppare una politica in cui i beni relazionali diventano importanti. Nelle piccole imprese, come dicevamo prima, è più informale, quindi magari è presente, però non è codificato e quindi se ne magari perde il valore reale. Una giusta combinazione tra queste due realtà, quella presente nella grande impresa che però forse è estremamente un po' troppo rigida e quella più informale presente nelle piccole imprese, sembrerebbe essere la strada che dobbiamo percorrere per poter dare sempre più spazio anche a questi tipi di beni relazionali, quindi ai rapporti tra le persone. Da questo punto di vista l'enciclica è uno spunto molto interessante, perché nella Caritas in Veritate il Papa Benedetto XVI sottolinea come deve svilupparsi sempre di più, dobbiamo sempre più avere presente una nuova concezione dell'impresa, in cui sono tutti collaboratori, cooperatori al suo sviluppo nel tempo, quindi non è più qualcosa che viene delegato dai lavoratori alla dirigenza o all'imprenditore. E nello stesso tempo l'imprenditore non può pensare di mandare avanti nel lungo periodo la sua impresa senza tener conto di quelle che sono le esigenze, le difficoltà dei lavoratori con cui lavora.